Ecco quanto ho messo per iscritto per essere il più possibile veloce, conciso. Mentre la Chiesa, con la prima domenica di Avvento, dall'avvio alla preparazione al Natale, concludo ufficialmente nei prossimi giorni il compito di vescovo di questa diocesi, che mi era stata affidata il 2 febbraio 1996 dal Papa ora Santo Giovanni Paolo II. Questo servizio poi concretamente era iniziato il 13 aprile dello stesso anno. Quando sono giunto tra voi 18 anni fa, ora avendo il desiderio di servire con impegno la diocesi, ero animato da grande trepidazione. Conoscevo infatti i miei limiti e nello stesso tempo ero cosciente della delicatezza del compito del vescovo. Ricordo che sin dai primi tempi mi avete accolto senza riserve, con la vostra bontà e pazienza mi avete aiutato ad inserirmi in diocesi. Con il vostro spirito di fede, con il vostro amore alla Chiesa, mi avete dato la gioia di essere vescovo tra voi. Giunto ora alla conclusione del mio servizio, in questo pomeriggio, trovandomi assieme a voi nella nostra chiesa cattedrale, vi chiedo di aiutarmi a rendere grazie al Signore che mi ha assicurato in questi 18 anni la sua benedizione e la sua assistenza ancora attraverso di voi. Sono stato infatti accompagnato dalla collaborazione e dalla preghiera del clero diocesano, dei religiosi e delle religiose. Con il loro impegno pastorale, portato avanti con fede e sacrificio, hanno favorito il mantenimento del tono spirituale delle nostre comunità e di conseguenza hanno agevolato la mia missione di vescovo. È merito loro, questi miei confratelli, se nelle mie frequenti visite alle parrocchie sono sempre stato accolto con rispetto ed affetto. A voi, confratelli, religiosi e religiose, il mio grazie sincero. Sento il dovere in questo momento di ricordare con riconoscenza i confratelli che sono stati al mio fianco nei primi anni del mio ministero episcopale, Monsignor Angelo Ponti e Monsignor Giuseppe Viano, e colui che con saggezza sta svolgendo da oltre un decennio il delicato compito di vicario generale, Monsignor Pier Giorgio Pruzzi. Ancora mi è caro ricordare in questo momento
laici. In questo 18 anni, inoltre, quale segno dell'assistenza del Signore, la diocesi ha usufruito della testimonianza cristiana di molti fedeli laici, che hanno portato nelle realtà temporali il soffio del Vangelo, impegnandosi con entusiasmo e competenza nell'annuncio di Gesù Cristo, nel servizio della carità, nella custodia delle strutture religiose presenti in ogni paese. Molti anche hanno sostenuto il cammino della Chiesa tortonese e di conseguenza l'opera dei sacerdoti e del Vescovo con molta preghiera e con l'offerta della loro fatica quotidiana. Anche a voi, fedeli laici, presenti in tutte le parrocchie della diocesi, rivolgo il mio saluto riconoscente. Ho avuto infine in questi anni l'opportunità di conoscere molti amministratori delle nostre città e dei nostri paesi ed altre autorità civili e militari. Da parte mia, considerando la delicatezza dei loro compiti, ho sempre dimostrato nei loro confronti stima e apprezzamento, e la diocesi ha cercato di offrire, attraverso le sue strutture o quelle delle famiglie religiose, un contributo al bene comune negli ambiti della cultura, dell'educazione e dell'assistenza sociale.